sei pronta per fare la spesa? No, perché se non sei pronta, dai, mi imbarazzo. Ti imbarazzo. E un telefono, ma tutta la gente che si fa i video e gli stories, noi siamo perché lo metto in verticale? Eh? Perché lo metto in verticale? Dai, vieni a fare la spesa con me. Sono qui. Tu fai la regista della cosa. Andiamo di frutta. Facciamo per la settimana, quindi una mela al giorno. Prendi medico di torno. Prendi la Valvolite, non strane. Capisci che poi io da solo andavo in sbattimento. Invece così tu lavori. Un chilo di mele. Pere e banane. Piemonte, sì, Roero. Ciambella. Sei. Banane, lampone, chi ce l'ha? Con te, chi ce l'ha stasera? Giulia, hai visto che ormai in dotazione ti danno anche la GoPro con il carrello? Sì, vai con quelle. Di packaging, sì, non prendi queste. Io prendo sempre queste. Abbiamo fiocchi di latte, feta che io mangio molto volentieri, e ricotta. Ricotta di vacca. Cosa devo fare? Quindi yogurt intero, feta e fiocchi di latte. Ce n'è uno più piccolo. Il piteno? Sì, quello ma lì piccolo. Prendiamo i piccoli. Sì, quelli piccoli. Prendine quattro, dai. Perché avrò fame questi giorni qua. Guardate la Yomo che ha fatto tutti i packaging green. Ecco, adesso si ragiona, ragazzi. Brava. Ti mangerei non fossi piena di zuccheri. Uova che sono comunque proteine sane. Hai guardato che siano da terra. Le uova di quaglia, amore. Come Masterchef. Sei sereno adesso. Le avete a terra. Oh. Sei sereno? Muore. Ricotta? Anche se la prendiamo buona, perché io vorrei mangiare bene, dato che mangio poco. Prendi vallelata, dai. Latte vaccino. Ah, brava. La feta, quante ne prendiamo? Prendine due. Io adoro la feta, è buonissima. Uno dei pochi piaceri della dieta. Allora prendi quelli, dai. Prendi quelli che li provo. Due. Mi faccia due di tutto, per favore. No, quindi siamo a posto di latticini. Come puoi prenderti del cotto, ma non so se lo mangi. Prendiamolo, così faccio vedere che magari la gente mangia il cotto magro, perché gli affettati la gente vorrebbe mangiarlo. Questo o questo? Libera la mente, dai. O equilibrium. No, aia non lo voglio prendere, aia. Fa male, aia. Fisicamente male. Aia. Allora, è l'ora del pesce. L'ora del pesce. Ma cosa prendiamo di pesce? Vai, vada di pesce persico, quello piccolo, dai. Prendiamo un petto di pollo intero, perché io ne mangio, cioè di pollo è quello che faccio andare di più di carne alla fine, è la cosa più buona. E solitamente a me piace prenderlo in macelleria, perché voglio mangiare bene, però questa volta qua, dato che sì, la maggior parte della gente farebbe la spesa al supermercato, quindi prendiamo una salsiccia. Le costine? Bovino e vitello. Sono due cose diverse. Vitello è piccolo, è il cucciolo. Nei commenti arriverà il macellaio di turno. Grazie, ciao, buon lavoro. Ciao anche a te. Pollo. Poscia. Cosa abbiamo? Andiamo verso la cena. Cracker, grissini, qua roba lì. Prendi l'albicocca, dai. Light, senza zucchero. Hai mai assaggiato tu la marmellata senza zucchero? Noi la parola light l'abbiamo scoperta ultimamente. Arriva il bello. Ma cosa sono? Ci sono anche i? Magretti. Niente, ci sono solo i magretti normali, leggeri. Ma mancano i magretti al cioccolato. Che voglio dire, a me piacciono forse di più quelli normali. Galbuzzera e cereali, ricchi di fibra. Mi piace ricchi di fibra. Sai cosa fa fare la fibra? La cacca. Metto sopra il persico. Zucchero. Allora, direi pasta integrale. Quella della misura mi è piaciuta molto l'altra volta. Ah no, laggiù, penne e misura, le ultime. Sono anche in offerta, come piace a te. Che a te piace questo quando sono così in offerta. Pasta, penne, misura, integrale. Ora il momento dei legumi, lenticchie. Sì, confezione piccola perché ho piccole quantità. Cotti a vapore, va benissimo. Veloci, col sugo rosso. No, ceci e fagioli, a parte che poi mi parte la vena in bagno. Due noodles, li prendiamo due noodles. Allora, qua la sezione proibita ormai che a me piace tanto, quella dei vini. Ma abbiamo finito praticamente, perché vabbè, questa contando che è la spesa per una persona. Sì, abbiamo preso il pollo, non abbiamo preso il vitello. Fette biscottate, con la marmellata. Abbiamo una tonno. Giusto, il tonno manca proprio. Manca il tonno. Tra l'altro posso anche permettermelo sott'olio. Andiamo al Rio Mare perché ci piace il Rio Mare. Sì, sto camminando indietro, capisci? L'estate al limone. Nel senso di freddo, non fresco. Mi scusi, sta intranciando la coda. Mi sta intranciando. Grazie, buon lavoro. C'è la lampada? Sì, però. Posso fare così? Salve, il giorno dopo tenuta irlandese.
scozzese. Da pirla. Pensa chi arriva sul canale solo adesso. Allora, come avete visto dalla nostra super mega spesa fantastica e mirabolante, tutto quello che avete visto, che è più o meno la spesa di una persona a dieta come me per una settimana, ho speso e abbiamo speso 60,17 euro, contando che Giulia si è presa i sacchetti per l'umido. Dieta alla mano. Questa è la nuova dieta, quella che mi ha fatto Alberto. Gli alimenti sono più o meno gli stessi, però i grammi per ogni cibo portata sono minori. Per esempio, il giorno 1, che è il mio giorno tipico. Dici. Dove mi alleno, faccio pesi. Una tazza di tè, solitamente io non bevo più il caffè, quindi la tazza di tè senza zucchero fa abbastanza cacare. E prendo questi maledetti magretti. Magretti Galbusera, per esempio, adesso ne ho solo più 42 grammi, praticamente 5-6 biscotti. Al mattino sempre puoi mangiare la frutta fresca, marmellata con poco zucchero e spremuta d'arancia. Ah, pensavo di meno. Ti puoi mettere spuntino della mattina, frutta fresca. Pranzo, per esempio, cosa posso farmi? Non la polenta. Volendo c'è anche la polenta. Ho il riso cotto, che può essere interessante, 223 grammi. A pranzo e a cena un carboidrato, una proteina e della verdura. Verdura un po' aiose. C'è la pasta corta cotta, 168 grammi da cotta. Oppure i cracker al mais che abbiamo preso, 70 grammi, sono circa due pacchetti. Sì. Olio extravergine, un cucchiaio per esempio, più verdura. C'è da dire che nella dieta e nella spesa noi non abbiamo calcolato il prezzo della verdura, perché abbiamo la fortuna di prenderlo dai genitori di Giulia, che hanno l'orto, e la verdura è uno spettacolo. 20-30 euro a settimana? Sì. 20 euro a settimana? Non ne ho la più pallida idea, però un'ottantina dai, sì. di euro a settimana con la verdura. Alla cena c'è il couscous, pasta integrale, patate, pane integrale, pane comune, grissini, riso cotto, cracker mais, pasta corta cotta, eccetera, eccetera, eccetera. Poi come proteine, c'è cioè della carne, vai. Pollo, petto di pollo, c'è tanto pesce, c'è la ricotta, ci sono i fiocchi di latte, eccetera, eccetera. Vabbè, giorno 2 più o meno. Qual è la differenza? Giorno 2 più o meno gli stessi alimenti, però con meno grammi, esatto. Meno grammatura. In aggiunta ve lo dico. Dici. Qui lo dico, qui lo nego. Dove me l'hai messo già? Mi hai messo già, mi nascondi le cose. È il bibitone. Dove è spazio pubblicitario? Non è nascondere le cose. E metterle in ordine. No, perché lei mi nasconde le cose. No, da prendere 30 grammi workout. Intra-workout, quindi durante il workout, adesso non so bene cosa sia, sarà una roba, zuccheri, carboidrati, e in effetti, detto questo, sì, stringiamo perché dobbiamo andare via. Vi ringrazio per l'attenzione. Bello, questa mattina. Ringrazio per l'attenzione. E questa settimana è anche finita di daily vlog, direi, perché guarda in che stato sei. Sì, non ce la faccio più. E ci vediamo a un prossimo video. Tante care cose. Mi raccomando, fate la dieta, non fate l'amore. 80. Stavo editando il video. Ma Alberto mi ha messo il burro d'arachidi 25 grammi, che sarà così. Ma Alberto, ma io ti voglio bene, ti vorrei baciare con la lingua adesso. Ma gli avrò detto 100 volte che amo il burro d'arachidi. Ma nel giorno 2 a colazione non l'abbiamo comprato. Abbiamo ancora l'albero da togliere, avete ragione. Ciao ciao.